Giorgia Meloni contro tutti. La Premier sbrocca alla conferenza. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, ha recentemente condiviso riflessioni personali riguardanti il suo ruolo di madre e la sua carriera politica. In un'intervista rilasciata ad Agorà, ha discusso degli obiettivi per le prossime elezioni europee, puntando a confermare il consenso che l'ha portata a Palazzo Chigi, stabilendo un target al 26%. Al di là delle ambizioni politiche, Meloni ha esposto un aspetto più intimo della sua vita, parlando della sua profonda connessione con la figlia Ginevra. Ha espresso come l'unica circostanza che potrebbe indurla a rinunciare alla guida della nazione sarebbe legata al benessere di sua figlia, dimostrando come le priorità familiari prevalgano sulle responsabilità istituzionali. Queste parole riflettono non solo il suo attaccamento familiare ma anche una riflessione sulla gestione del potere e sulle responsabilità che esso comporta. Meloni ha sottolineato come il ruolo di madre non influisca negativamente sulle sue capacità e realizzazioni professionali. Anzi, ha rivelato come la maternità arricchisca la sua vita in modo unico, respingendo l'idea che successo professionale e impegno familiare siano incompatibili. Queste considerazioni arrivano in un momento in cui Meloni sta affrontando sfide significative sul piano politico internazionale, come evidenziato dall'accordo tra UE ed Egitto. Riservata sulla sua vita privata, Meloni condivide raramente aspetti personali, ma ha voluto mandare un messaggio affettuoso a sua figlia, sottolineando l'importanza dell'amore e della determinazione. Questa visione di equilibrio tra vita professionale e personale offre una prospettiva diversa su una delle figure politiche più influenti d'Italia, mostrando come anche i leader nazionali debbano navigare tra le sfide della vita pubblica e gli impegni familiari. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.